Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Apriamo questa sera occupandoci del comune di Montesano sulla Marcellana. Al via i lavori di diffusione della banda larga, lo annuncia il capogruppo Rinaldi. Sentiamo il servizio di Antonella Citro. Inizieranno in questi giorni i lavori di diffusione della banda larga nel territorio di Montesano sulla Marcellana. A darne notizia il capogruppo delegato ai lavori pubblici dell'amministrazione comunale, Giuseppe Rinaldi. In questi giorni, a partire dall'area in Via Dante, località Scalo di Montesano, prenderanno avvio lavori da parte della SILTE, per conto della Impra dell'Italia, per dotare gran parte del territorio comunale del servizio di banda larga. I lavori saranno effettuati grazie ad un finanziamento ottenuto dalla provincia di Salerno, in cui è stato inserito anche il territorio di Montesano, afferma Rinaldi in una nota stampa. Dopo avere reso possibile l'accesso a DSL nelle zone alte del nostro comune, in modo particolare Magorno e Cessuta, con questi lavori compiamo un passo ulteriore. È noto infatti come la banda larga in materia di innovazione tecnologica sia uno strumento estremamente efficace e veloce per ogni forma di connessione, uno strumento che consentirà oggi ancora di più lo sviluppo professionale, economico e socioculturale del nostro territorio, conclude soddisfatto Rinaldi. A Sala Consiline è stata costituita la Camera del Lavoro del Foro di Sala Consiline Lago Negro. Sentiamo. È stata costituita la Camera del Lavoro del Foro di Sala Consiline di Lago Negro. A darne notizia attraverso un comunicato stampa è stato il presidente Gallitiello. La Camera nasce dalla qualità di associazione professionale forense partecipata da avvocati che svolgono la propria attività in misura rilevante nel settore del diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale. L'ente è presieduto dall'avvocato Giuseppe Gallitiello del Foro di Sala Consilina, mentre il consiglio direttivo risulta composto dagli avvocati Graziella Di Candia, Michele Fina, Claudia Colitti e Rosa Isoldi. Lo scopo della Camera del Lavoro del Foro di Sala Consiline di Lago Negro, si legge nel comunicato stampa a firma dell'avvocato Gallitiello, è quello di promuovere la cultura giuslavoristica e la giustizia del lavoro, la conoscenza, lo studio e l'approfondimento del diritto del lavoro e del diritto previdenziale, nonché migliorare il funzionamento della giustizia del lavoro, favorendo il confronto con la magistratura, il mondo accademico e sindacale e con le istituzioni pubbliche. La Camera del Lavoro conclude e fornisce contributi di ricerca e consulenza attraverso il proprio centro studi ed elabora pubblicazioni periodiche sui temi giuridici di maggiore importanza ed attualità. Ancora Sala Consilina, è stato pubblicato sul sito web del comune il codice di comportamento dei dipendenti comunali, un testo che promette già discussioni. Guardiamo il servizio. È stato pubblicato sul sito internet del comune di Sala Consilina il codice di comportamento dei dipendenti comunali. Il singolare testo è composto da 17 articoli, nei quali viene stabilito cosa possono fare, ma soprattutto cosa non possono fare gli impiegati. Le condotte regolamentate riguardano tutti gli aspetti della vita lavorativa dei dipendenti comunali. Rischiano sanzioni disciplinari i dipendenti che, ad esempio, in orario di lavoro utilizzano internet per consultare siti che non hanno alcuna attinenza con le loro mansioni. L'ufficio CED, si legge nel codice, dovrà effettuare un monitoraggio a campione e di norma con cadenza mensile, volto alla verifica dei siti visualizzati e del loro utilizzo in conformità alle finalità di interesse pubblico. Sotto controllo finiscono anche i rapporti privati, nei quali il dipendente non deve assumere condotte che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione comunale e deve comunque astenersi dal promettere il personale interessamento ai fini della risoluzione di problematiche all'esame dell'amministrazione. Per chi viola queste prescrizioni è prevista la sospensione del servizio, con privazione della retribuzione fino a 10 giorni. Un articolo è dedicato anche a quegli impiegati distratti o sciuponi. Il dipendente, recita l'articolo 7, deve improntare il proprio lavoro alla logica del risparmio, mentre un'ampia parte del codice è dedicata ai regali che, anche se di modico valore, ossia non superiore a 150 euro, non possono essere accettati. I regali d'uso e di modico valore possono essere accettati nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Invece, i regali ricevuti fuori dei casi consentiti saranno devoluti alla Caritas o alle parrocchie, seguendo un criterio di rotazione. Per la prevenzione della corruzione, l'articolo 12 prevede la possibilità da parte degli stessi dipendenti di segnalare, anche in maniera anonima, ma circostanziata, responsabile per la prevenzione della corruzione, i comportamenti, reati ed irregolarità commesse da parte di colleghi o superiori ai danni dell'interesse pubblico. Un testo, insomma, che promette già ampie discussioni e polemiche nei corridoi del Palazzo di Città.
Per la pagina degli eventi, ieri ad Atena Lucana, incontro pubblico organizzato dal gruppo di Ano in Piena per parlare del processo Chernobyl relativo allo sversamento di materiali illeciti anche nel Vallo di Diano. Tanta la partecipazione. Seguiamo il servizio di Antonella Citro. Grande partecipazione di pubblico ieri ad Atena Lucana in occasione dell'incontro organizzato dal gruppo di Ano in Piena, moderato da Elia Rinaldi e dedicato all'inchiesta Chernobyl, che vede interessati i comuni di Sant'Arsenio, San Vito Altanagro e San Rufo, Capaccio e Monte Corvino Rovella. Mentre il comune di Teggiano ha ribadito la propria estraneità in termini di competenza territoriale, all'evento hanno partecipato tra gli altri il Codacons, l'avvocato Enrico Marchetti del Codacons e l'avvocato Vera Sticco di Lega Ambiente. È importante che di Ano in Piena si sia attivato, ha sottolineato Marchetti, per mantenere viva l'attenzione sull'inchiesta. È fondamentale che tutti i comuni, non solo quelli direttamente interessati dagli sversamenti, si costituiscano parte civile al processo che si sta celebrando a Salerno. In occasione della prossima udienza bisogna essere uniti e compatti, ha dichiarato invece la Sticco. I comuni interessati hanno il diritto di rivalersi per il danno diretto e indiretto che hanno subito e per la pubblicità negativa che hanno avuto. Per quanto riguarda la prescrizione, il fatto che ci sia tra i presunti reati quello di disastro ambientale dovrebbe allungare i tempi e rimbocchiamoci le maniche. Da qui una serie di interventi dell'assessore Daniele Manzolillo. Teggiano non è direttamente coinvolto, in quanto l'area indicata è un'isola appartenente al comune di Sant'Arsenio, ha detto. L'ARPAC ha effettuato le relative analisi classificandolo scaricato come rifiuto speciale non pericoloso. Teggiano, aggiunto, è disponibile a costituirsi parte civile, anche se ritengo che la costituzione della comunità montana e rappresentanza di tutti i comuni sia più che sufficiente. Intervenuto anche il presidente Raffaele Accetta e il sindaco Nicola Pica. Ci tengo a precisare, ha dichiarato infine Francesco Manzolillo di Ano in Piena, che questo incontro non rappresenta un processo agli amministratori. Intanto anche il comune di Sala Consilina ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo Chernobyl, la cui prossima udienza è fissata al Tribunale di Salerno il 30 gennaio. Anche l'amministrazione comunale di Sala Consilina si costituirà parte civile nel processo Chernobyl. Riteniamo sia giusto costituirci parte civile, ha dichiarato il sindaco Gaetano Ferrari. Perché questa è una battaglia che deve essere combattuta da un intero territorio e non solo da chi è direttamente coinvolto. Non ha senso pensare a coltivare soltanto il proprio orticello e, così come abbiamo fatto per il comune di Montesano, con il nostro sostegno nella battaglia contro la terra per scongiurare la costruzione della centrale elettrica, adesso faremo con la costituzione di parte civile nel processo Chernobyl. E a Sala Consilina incontro pubblico per tornare a parlare della soppressione del Tribunale di Sala Consilina e soppressione di diversi servizi nel Vallo di Diano, nonché del progetto Comune Vallo di Diano. Domani importante incontro a Roma. Il servizio. Hanno partecipato in molti all'incontro che si è tenuto ieri sera all'Aula Magna delle scuole elementari di Sala Consilina e voluto dal Comitato Pro Tribunale dei membri del Comune Vallo di Diano. Dopo il Tribunale soppresso, il rischio chiusura, l'Agenzia delle Entrate, molti reparti dell'ospedale di Polla pure sono a rischio chiusura, insomma tutti i servizi che spettano di diritto al cittadino, ha detto l'avvocato Angelo Paladino. Manifesta la disponibilità della Chiesa con la partecipazione di Don Gabriele Petrocelli, così come della politica con la presenza dell'onorevole Donato Pica. Il messaggio lanciato è chiaro, bisogna unirsi per dare fiducia a questo territorio, l'impegno è assicurato da parte di tutti i membri del comitato che ha parlato tramite il suo presidente Franco Lamanna e il suo portavoce Michelina Chirichella. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la realizzazione del convegno, Paladino ribadisce che ci sono troppe scadenze da rispettare e loro sono pronti ad adempiere ad ogni dovere. Domani infatti una delegazione del comitato pro tribunale sarà a Roma, insieme al capo delegazione Donato Pica, alle 9 regioni che hanno chiesto il referendum sull'abrogazione del decreto legislativo che ha portato alla soppressione di molti tribunali in Italia, tra cui appunto quello di Sala Consilina. Si tratta di un incontro importante per stabilire le pressioni da fare sul governo e Corte Costituzionale per mettere fine a questa brutta pagina della nostra storia, ribadiscono i membri del comitato. Occorre rivedere i parametri della cosiddetta giustizia di prossimità e magari fare appello alla Corte Internazionale di Giustizia. Intanto era presente ieri anche un banchetto per raccogliere le firme per il referendum per il comune Vallo di Diano. E proprio sul progetto comune Vallo di Diano abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Allegra Core, Giuseppe Ferricelli. Che cosa vi ha spinto, ecco, a essere particolarmente vicini al progetto di Carmelo Bufano? Allora, ci ha spinto essenzialmente l'idea che essere più grande significa essere più incisivi, specie nel periodo che stiamo attraversando. Personalmente tutti i miei soci, i soci della mia associazione Allegra Core, sono convinti che questo che stiamo facendo è una cosa utile.
Io che personalmente, insieme ad altri pochi amici, ci stiamo prodigando per questa raccolta, abbiamo avuto una piacevole sorpresa, specialmente tra i giovani, ai quali quando chiediamo di apporre la firma per richiedere questo referendum sono tutti quanti entusiasti, perché sono convinti pure loro, come lo siamo noi, che essere un comune di 65.000 abitanti potrebbe essere un'opportunità, un'occasione unica. Ecco, proprio fisicamente insieme a tanti altri soci vi state muovendo, ecco, proprio per essere vicini, particolarmente vicini a questa causa. Già sono state raccolte circa un centinaio e più di firme, quindi questo è anche una soddisfazione da parte vostra. No, veramente le firme sono già, siamo arrivati a circa 1 miliardo di firme. Le firme si raccolgono presso la sede comunale, presso il comando vigili, ma stiamo facendo pure dei tavoli, dei luoghi, delle postazioni mobili. Le abbiamo fatte in località Trinità di Sala Consilina, davanti alle scuole elementari giovedì mattina, ma ne faremo tante altri. Lo facciamo per venire incontro alle persone a cui dobbiamo spiegare le motivazioni. E non vi nascondo l'entusiasmo che hanno le persone quando diciamo che questo nostro territorio omogeneo, e ricalco la parola omogeneo, ha bisogno di un unico sindaco, un unico consiglio comunale, un'unica giunta. A questa osservazione ognuno dice la sua positivamente. Io sono convinto, come lo sono coloro che firmano, che sarà un grosso risultato. Anzi, io colgo l'occasione per il vostro mezzo per invitare coloro le quali hanno firmato di farsi portavoce presso chi non l'ha fatto, di recarsi presso i comuni o presso le postazioni mobili che mano a mano faremo sui territori. A Sansa il Parco del Cilento Alburni e Vallo di Diano dà il via al progetto Rifugio Vallevona. I particolari nel prossimo servizio. L'ente parco, con determina del direttore dello scorso 30 dicembre 2013, ha approvato il progetto Realizzazione Aree Sosta e Picnic sul Monte Cervati, Rifugio Vallevona, il cui investimento ammonta a complessivi 200.000 euro, di cui 136.000 per lavori e 63.000 per somme a disposizione dell'amministrazione. Va precisato che l'approvazione del progetto da parte dell'ente parco è ai soli fini della concessione del contributo finanziario, restando a carico dell'amministrazione comunale l'acquisizione di tutti i pareri necessari da richiedere agli enti competenti preposti al rilascio degli stessi. Le somme rese disponibili dall'ente parco sono relative all'avanzo di bilancio destinato dall'ente alla realizzazione di alcuni interventi da attuare nei comuni di Bellosguardo, Rofrano, Sansa, Camerota, Corleto Monforte e Campora per la riqualificazione di infrastrutture ed aree presenti nell'area parco destinate alla fruizione turistica del territorio. A questo punto non resta che attendere l'espletamento delle procedure di autorizzazione e la successiva gara per l'affidamento dei lavori che andranno a realizzare l'opera. Grande fermento per la 18ª edizione di Teatro in Sala, che avrà inizio venerdì all'Auditorium dell'Itis Gatta di Sala Consilina. Sempre in tema di teatro, domani partirà un'altra iniziativa. A parlarcene nella prossima intervista è Andrea Ciociola, membro dell'associazione I Ragazzi di San Rocco. Grande fermento per la 18ª edizione di Teatro in Sala. Sì, siamo partiti sabato 4 gennaio con l'anteprima di Teatro in Sala con gli spettacoli che hanno proposto i nostri ragazzini, degli spettacoli teatrali che hanno proposto i nostri ragazzini. Siamo andati abbastanza bene, adesso cominciamo con il teatro vero e proprio che si terrà qui all'Auditorium Itis di Sala Consilina e partiremo con la Compagnia Senza Teatro di Ferrandina con lo spettacolo Casa di Frontiera. Ci vediamo tutti quanti venerdì alle ore 21 e vi aspettiamo, niente di... Allora, la compagnia e soprattutto l'associazione teatrale, I Ragazzi di San Rocco, però non è solo teatro in sala. Bolle in pentola anche un altro evento che si consumerà nelle prossime ore. Di che cosa si tratta? L'abbiamo inserito anche quest'anno, come 2 anni fa, nel tabellone di Teatro in Sala dei percorsi formativi, degli stage, che si terranno all'Associazione Ragazzi di San Rocco, quindi nella sede, alle ore 20:30. Quest'anno ci sarà la professoressa Renzo, che spiegherà un pochettino come è nato il teatro e come si è evoluto nel tempo fino alla riforma goldoniana, quindi partiamo proprio dagli inizi del teatro fino alla riforma goldoniana. Quanto durerà? Durerà per 4 giovedì, il 9 e il 16 gennaio e il 6 e il 13 febbraio.
Sabato 11 gennaio alle ore 17 presso il Castello Normanno del Guiscardo di Caggiano, l'amministrazione comunale, la Federazione Italiana Cuochi, gli operatori gastronomici locali presentano il prodotto DECO, denominazione comunale di origine, il pasticcio caggianese. L'obiettivo è definire i requisiti per la valorizzazione del prodotto stesso, che punta alla sua tipicità e trasparenza gastronomica. A tal proposito è stato redatto un disciplinare per regolamentare la produzione del pasticcio caggianese. In questo modo si garantisce ai consumatori un prodotto che risponde il più possibile alla tradizione e alla specificità locale, essendo il principe del menù della tradizione culinaria di Caggiano. E passiamo all'ultima notizia. Domenica mattina, donazione di sangue con l'apertura del centro trasfusionale dell'ospedale di Polla. Per consentire ai donatori della cittadina e delle zone limitrofe che sono impegnati durante la settimana di affluire senza difficoltà. Bene, per questa sera è tutto. Vi ricordo i nostri numeri 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it e la nostra programmazione in streaming su www.cosmostv.it. Grazie per averci seguito e buona visione delle trasmissioni con Cosmos TV. L'informazione torna domani.